Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Non c'è dolore umano che non sia stato accolto da Gesù e non abbia attinto dalle sue labbra purissime una parola di sollievo. Il pianto dei bambini, il lamento dei poveri e degli oppressi, il grido degli orfani e delle vedove, tutte le voci, tutte le espressioni dell'infinita sciagura umana hanno trovato nel suo cuore l'eco più profonda. Se egli poteva dire nella certezza della sua vocazione divina, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, era perché sapeva che tutti avrebbero ottenuto dalla sua parola, dal suo sguardo, dal semplice contatto delle sue mani, il balsamo di una consolazione divina. Quando egli parlava della sua pace, della beatitudine dell'anima, della fiducia del buon Padre Celeste, tutti i cuori si aprivano e tutti i volti si trasfiguravano quando egli cantava, come nessun profeta aveva saputo cantare mai, il cantico delle speranze eterne. Voi tutti, anche noi dunque, ciascuno di noi oggi, in questo momento, qualunque sia la piaga che ci rode il cuore, qualunque il pianto che ci brucia gli occhi, vi è una cosa che è più profonda della nostra angoscia, è il tesoro della grazia e della pietà di Cristo. Ricordiamoci però che la sua consolazione, il Cristo, la promette soprattutto a quelli che piangono bensì, ma sui loro peccati, sulla loro incredulità, sulla loro debolezza morale, e non la cercano unicamente nella sua parola, ma nel suo martirio e nella sua croce. Ricordiamoci che il travaglio e il peso che dobbiamo sentire sono il travaglio di una coscienza che soffre dinanzi alle esigenze della santità e il peso di un cuore che geme sotto il carico della colpa. Caro amico e cara amica che mi stai ascoltando, l'invito è anche per te. Ancora oggi Gesù ti invita ad andare a Lui per qualsiasi bisogno tu abbia, spirituale, morale. Egli può guarire ancora il tuo cuore, rialzarti e darti una nuova vita. Le sue consolazioni sono ancora per noi. Per ogni giorno che dobbiamo vivere su questa terra, la sua mano sarà posta su di noi per consolarci e rialzarci. Confida con tutto il tuo cuore nell'amore di Gesù e nel suo sostegno. Dio ti benedica. The voice of truth.